Benvenuti nuovamente nella mia cucina, cari amici, affezionati e anche curiosi che per la prima volta guardate il mio video. Oggi andiamo a preparare il contorno dei contorni, ovvero delle patate saporite saltate in padella. Però ditemi, quante volte avete provato a fare le patate in qualsiasi modo e vi sono venute o troppo dure o troppo croccanti, o fritte poco o fritte molto o addirittura molli? Parecchie volte, perché molti di voi questa cosa me l'hanno chiesta e mi hanno chiesto: Fabio, dacci un trucco, un suggerimento per preparare delle ottime patate. Siete curiosi di vedere come prepararle? Bene, seguitemi, perché questo è un tutorial, quindi mettiamoci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Ecco ragazzi quali ingredienti ci serviranno per realizzare queste ottime patate saltate in padella. Ovviamente le patate, in questo caso ne abbiamo due: della paprika dolce in polvere, dell'aglio in polvere, sale, olio, un rametto di rosmarino per insaporire al meglio questo nostro piatto, e il segreto per realizzarle al meglio è l'aceto. Io ho mezza tazzina d'aceto di vino bianco. Mettiamoci subito al lavoro e vediamo come prepararle. Per prima cosa andremo a sbucciare le patate, quindi con l'ausilio di un pelapatate andiamo a sbucciarle. Abbiamo completato la pulitura delle nostre patate, siamo andati a togliere tutte quante le impurità e le parti coriacee. Ora qual sarà il procedimento da fare? Ovviamente andranno tagliate a pezzettini, ma noi mettiamo un attimo da parte le patate e mi sono già preparato una boule, una ciotola con dell'acqua, il nostro aceto di vino bianco, come in questo caso, e ne andremo a mettere circa la metà in questo modo. Poi prendiamo il nostro sale da cucina ed una bella manciata la andiamo a mettere sempre all'interno della boule. Bene, dopo aver messo il sale andiamo a mescolare per bene affinché l'acqua vada a mischiarsi con l'aceto e il sale si possa sciogliere, ed è proprio il sale insieme all'aceto che andrà a tirare fuori dalla patata proprio tutto quanto l'amido, che è quello che a volte non favorisce la buona riuscita delle nostre patate, di queste nostre belle patate al forno oppure in padella come in questo caso. Quindi ora che abbiamo creato diciamo questo liquido, questo composto con acqua, sale e aceto, lo mettiamo da parte e possiamo occuparci delle patate. E qual è l'operazione da fare? Allora vi faccio vedere. Noi prendiamo le patate, le andiamo a suddividere a metà, come ho fatto io in questo caso. Bene, io come vedete sto cominciando a tagliare grossolanamente il nostro tubero, le nostre patate. Ovviamente deve essere una grandezza che ci soddisfa, quindi sceglieremo noi come realizzare la grandezza dei nostri pezzi. Una volta che però noi abbiamo tagliato tutto quanto il nostro tubero, tutte le nostre patate, cosa facciamo? Prendiamo i pezzi che abbiamo tagliato, che abbiamo suddiviso, e li andiamo a mettere nella soluzione di acqua, aceto e sale che abbiamo creato. Facciamo così per tutte quante le patate e poi vediamo come continuare. Abbiamo completato l'operazione, abbiamo messo tutte le nostre patate tagliate all'interno della ciotola e della boule. Vi faccio subito vedere, guardate, guardate l'acqua come si sta sporcando e sta diventando torbida. Questo perché il processo, diciamo, di estrazione dell'amido dalla patata, grazie alla soluzione che abbiamo creato con l'aceto e il sale, sta già avvenendo e quindi il tubero sta già rilasciando una parte di amido. Ovviamente non ci vogliono 5 minuti, quindi io vi consiglio di tenere le patate all'interno di questa soluzione per circa un'ora. Vediamo alla fine di questa prima ora passata quale sarà l'altro procedimento. Ecco che ci siamo trasferiti sul lavello, sul nostro lavandino. Perché? Perché è passata circa un'ora, le abbiamo tenute a mollo appunto con questa nostra soluzione, ora le andiamo pian piano a scolare, come vedete l'acqua per l'appunto è diventata sempre più torbida. Ora che abbiamo tolto via tutta la soluzione, andiamo a rimettere nella boule ancora dell'acqua. Vedete, se noi andiamo a smuovere un po' le patate, tutto l'amido continuerà ad uscire. Facciamo in modo che l'acqua possa ritornare a essere torbida
e andiamo a ributtarla via. Facciamo questo procedimento un paio di volte ancora e poi l'ultima parte è quella dove terremo le patate per un'altra ora circa nell'acqua. Ecco, questo è il secondo procedimento. Andiamo ad eliminare un'altra parte d'acqua, qualche patata è caduta, ma vabbè, non importa, il lavello è pulito. Andiamo a rimettere un pochino d'acqua e teniamo ancora così per circa un'ora. Bene, dopo il procedimento che abbiamo fatto per eliminare l'amido dalle patate, le sono andate a scolare, perché ovviamente l'acqua era diventata ormai pulita, perché avevamo già fatto 3-4 volte quel procedimento. Io nel frattempo mi sono preparato sul fornello una pentola, accendo il fuoco sotto, vado ad aggiungere una bella manciata di sale e poi la rimanenza di aceto bianco che avevamo lasciato ancora nella tazzina. Quindi vado ad inserirla dentro e vado a mettere anche le patate. Giriamo un po' e quello che faremo ora è andare ad estrarre l'ultima parte di amido presente nelle patate. Quindi da quando arriverà a bollore facciamo cuocere per circa 15-20 minuti. Poi possiamo andare in padella. Nel frattempo che aspettiamo la cottura, la sbollentatura delle patate, ci portiamo avanti. Prepariamo il rosmarino, lo andiamo a sminuzzare, ci servirà proprio per insaporire insieme all'aglio e alla paprika le nostre patate saporite per l'appunto. Ecco fatto, andiamo a vedere a che punto sono le patate. Spegniamo il fuoco, andiamo a scolarle e mettiamo sulla padella. Accendiamo il fuoco sotto la padella, un po' d'olio d'oliva che andiamo a tagliare con un po' d'olio per friggere. Ora che l'olio è caldo andiamo a mettere le patate. Non andremo ad inserire subito le spezie perché si potrebbero bruciare, quindi le andremo a mettere solo a metà cottura. Qual è il tempo di cottura delle patate una volta che le abbiamo messe in padella? Beh, questo è molto variabile perché ovviamente alcuni di noi le avranno tagliate più fini, altri le avranno tagliate un pochino più grosse. Ovviamente se le abbiamo tagliate più grosse, come nel mio caso, ci metterà qualcosina in più. Però la sbollentatura servirà proprio a diminuire drasticamente il tempo di cottura in padella con l'olio. Stiamo continuando la cottura, ma come vedete le patate non si stanno squagliando, non si stanno rompendo, non stanno rilasciando tutta la loro parte interna. Stanno in realtà creando una bella crosticina. Perché questo? Perché l'amido l'abbiamo tolto grazie all'azione del sale e dell'aceto. Ed il risultato che vogliamo ottenere è proprio questo. Ci siamo quasi, ragazzi! Guardate che belle che stanno venendo. Stanno mantenendo quella bella crosticina di cui parlavamo prima. Quindi andiamo a inserire il rosmarino, un po' di paprika in base ai nostri gusti e ovviamente un pochino d'aglio in polvere che spinge benissimo il sapore. Andiamo a saltare ed ecco che le patate finalmente sono pronte, quindi spegniamo il fuoco e andiamo a mettere in una bella ciotolina pronte per essere gustate. Pronti per l'impiattamento. Mettiamo un po' di sale. Siamo pronti per la prova dell'assaggio. Guardate che belle! Allora ragazzi, vi è piaciuto preparare insieme a me queste ottime patate? Beh, come avete visto è un po' laborioso, è vero, però vi assicuro che un risultato del genere viene fuori solamente se seguite tutto quanto il mio procedimento che vi ho fatto vedere. Andiamo ad assaggiarle quindi, perché è vero sono belle, ma bisogna vedere anche quanto sono buone, eh? Allora andiamo a sentire un po'. Ragazzi, sono equilibratissime. Non si sente l'aceto, ovviamente. E come direbbe il nostro amico Dan Peterson, fenomenali! Quindi provate a farle insieme a me. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, fatevi sapere nei commenti. Anzi, fatemi sapere nei commenti, non fatevi, perché altrimenti non serve a niente. Se vi fate sapere voi da soli, dovete far sapere a me nei commenti come vi sono venute queste patate. Ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao ragazzi, me le vado a finire, è ora di cena ovviamente.